sua porta. Mister Marra! Oh! Pietro Storti, eh! Pietro Storti! Pietro Storti, porco Dio! Tuo amico! Amici di merda! Magrebbini del cazzo di Pietro Storti! No, perché te lo stava a dire? Che ne so, che boh. Perché il... Un appello, no, il giudice di Twitch. Mo devo collaborare Pietro Storti, mo! Vabbè, vabbè, ho capito! Nuovo nome del gruppo Facebook. Testosterone, gli amici, group, gli sì, amici sì. Di Pietro Storti, sì, sì. Cioè, mo che cazzo, no, mo veramente. È così, è un appello, ti ha chiamato come un arcangelo, insomma, finché, guarda come sta. Perché è successo un delirio, accennato brevemente a Mezzogiorno di Fuoco, stamattina mi sveglio con i messaggi di Palle Uomo che mi dice: ma hai visto che cazzo è successo al Gabrone? E io rispondo al buon Palle Uomo: no, cosa è successo al Gabrone? E mi sa che l'hanno corcato. Vado nelle storie Instagram di Gabriele e leggo delle cose abbastanza sconcertanti. Vedremo anche un video dove c'è uno spezzone di live del Gabrone in IRL e anche un'altra parte però in una live da casa in cui racconta la dinamica. Ovviamente ho sentito Pietro Storti. Abbiamo sentito anche il Gabrone che ci ha mandato ulteriori informazioni. Pietro Storti dovrebbe entrare a breve su Discord. Gli ho mandato il link, l'ho sentito per sapere chiaramente la sua versione della storia, che incredibilmente è totalmente diversa da quella del Gabrone. Chi l'avrebbe mai detto? Quindi andiamo con ordine e vediamo le storie del Gabronski. Te Marco, tutto a posto? Sì, tutto bello bene, solido? Sì, sì, stava cercando di trasformarmi in Chitano Morpheus, ma non ci riesco, mi continuano a cascare sto occhiali. Bene, bene. Allora, grande Pietro Storti, se possibile, ridammi il telefono che mi hanno rubato i tuoi amici. Scimmie di merda quando mi picchiavano 5 contro 1, con te compreso che tiravi calci. Ecco, la prima incongruenza nelle due storie, Pietro Storti mi ha detto che lui non ha sfiorato il Gabrone. Un iPhone 14 Pro vi serve per mangiare, bello King. Le bucchine che inviti in live hanno richiesto il cachet? Scherzo, sono di un livello così basso che al massimo loro dovrebbero pagare per avere diritto di parola. Vabbè, donne buttate in mezzo a cazzo. Pietro Storti, grande fratello, era meglio quando andavi appresso alle minorenni. E oltre ridarmi l'altro telefono, vorrei anche 300 euro per riparare lo schermo di questo dal bangladino di via Padova, grazie. Dai, sorridi Pietro, che tanto ti farei almeno un migliaio di follower da sta storia. Io almeno 10.000 euro. Altro che Omiatol. Greve, frecciatina alla denuncia di Omi. Scimmie. Ah, e aggiungerei pure infami pisciaturi, perché in 5 contro 1 solo delle pisciazze come voi potevano farlo. Allora, andiamo a vedere subito il contributo video. Storti, quel mongolate di merda. Ti consiglio di lasciarmi stare, scusami. Scusami Pietro, vai tranquillo, caro. No, zio, levati dal cazzo. Dice. No. Ti consiglio di lasciarmi stare, scusami. Scusami. Vogliamo analizzare questo inizio di video. Allora. Cioè, nel senso, il primissimo approccio è stato questo. Gabrone che vede Pietro Storti. Beh, sembra di sì. E esordisce in questa maniera. Sembra di sì. Sembra di sì, perché fa un Pokémon selvatico, Pietro Storti. Diciamo che è un saluto, come posso dire, che trasmette tutto tranne che positività. Allora, indubbiamente Er Gabronski c'è molto bello, di personale, alterato, immagino c'è molto di personale, anche cose che il pubblico non sa. E niente, insomma. Sì, probabilmente due persone molestissimo. Due persone che a quanto pare si stanno sul cazzo anche per motivi privati, che si beccano per strada. Esatto. C'è un prequel, scusa Davide, vai, per vai. Dare un po' di contesto. Ah, c'è pure un prequel. Era in questa discoteca, no? Di Milano. E nell'area fumatori della discoteca, per sua stessa missione, era ubriaco, molesto, urlava le sue cazzate ed era stato allontanato dai buttafuori. In maniera non so quanto gentile. Però vabbè, non era stato menato questo... Questo mi sembra, cioè non hai segni addosso almeno.
Ah, beh, ancora no, sì. Però era stato cacciato dalla discoteca. Ok. Oh, ti consiglio di lasciarmi stare, scusami. Scusami, Pietro, vai tranquillo, caro. No, zio, levati dal cazzo. Sei merda. Coglioni handicappati. In Wendy Kito, caprone. Lo sforzi mi stanno picchiando. Ma è Joker. Fare Joker dopo che lo picchiano. Ragazzi, sono in live, ve lo dico subito. Dopo si c'è un casino dopo. Dopo si c'è un casino. Ma sei tu che sei venuto a fare il brutto? Coglione. Vai a fare il mongolo con le fighe, merda umana. Qua l'avevano già menato. L'abbiamo appena chiesto cose. No, l'hanno solo rincorso, è dato qualche calcio. Ah, perché era proprio la cosa si più importante. Si capisce perché si sentono tipo dei... quello che dobbiamo chiedere. Cioè, se vede nero e se sente con lui sotto che ride, se... e poi corre, quindi non si capisce molto bene. Secondo me la live stoppa, cioè se stoppa la live lì avviene il pestaggio, perché però non c'è scusa, stato pestaggio. Se non va... ancora, ma no, si vede pure la faccia, esatto, sì. Vedi il frame della faccia, esatto. Se vede che il viso non è tumefatto come appare poi in live adesso. Nel racconto del Gabrone poi lui si nascondeva in un vicolo e lì lo pestava, sì. Quindi esatto. È dopo, credo. Esatto. Eccomi. Comunque Pietro Storti con i suoi amici magrebini criminali del cazzo mi ha fregato un Samsung S23 e un iPhone 14. Grande Pietro Storti, grande. So che il testosterone fa due sub in croce perché siete degli incapaci di merda, però fregarmi i telefoni sarebbe un po' grave, eh? Sei un cazzo di criminale di merda, Pietro Storti. Potete clippare e mettere su TikTok Pietro Storti. Questa è un'altra componente. Chiedendo a Pietro, poi ce lo confermerà, mi ha detto sul furto invece noi non c'entriamo un cazzo. Da quello che mi ha detto è stato rapinato da altre persone, non da noi, delle persone che stavano lì, dei Maranza che stavano lì. Ok. Io non ne ho idea, ragazzi. È cascato il telefono scappando magari. Però gli hanno menato, questo sì. Non Pietro Storti direttamente, non lo ha messo a me, ma mi ha detto sì. C'è stato il pestaggio. Ah, no, perché... ma motivazione che dirà. Certo, ma c'è un ma. C'è sempre c'è un ma. C'è un ma. Esatto. Mi sarei stupito se non ci fosse stato. Un iPhone 14 e un cazzo di Samsung S23 con i suoi amici magrebini schifosi di merda, criminali del cazzo. Ok? Telefono rotto. Tre telefoni mi ha distrutto questo uomo di merda. Domani si denuncia, sì, porco Dio, sto uomo di merda schifoso del cazzo. Pietro Storti. Grande, eh? Grande. È tutto ripreso stasera, non preoccuparti. È tutto ripreso, uomo di merda. È tutto ripreso. Ance Media! Come cazzo fate a vedere un coglione dalle Pietro Storti? Chi non lo sapesse, ha fatto ridere. Per chi non lo sapesse, è il network. Stanno nello stesso network, sì, che, infatti, la sedia è di Ange Media. Gabrone, sì. Ex network del Gabrone. Vedi, però la poltrona gli è rimasta. Quella che svanisce, gliela levano. Ah, vengono a prendere a casa come Lino Sonego, capito? Certo, viene molto... lui personalmente. Viene Lino Sonego in persona. Se richiede Ivani, se fa qualcosa, certo, che non va bene. Esce dalla bara proprio. Quando finisce morto, la collaborazione, il fantasma di Chiaro. Lino Sonego viene a reclamare i divani. Il fantasma. Cyber Rage! Che è il capoccia di Hank. Il CEO. Cazzo! Cyber Rage, grande! Non pensavo che promuovessi gli aggressori. Gli aggressori promuovi? Pietro Storti che mi ha aggredito stasera!
riempito di botte, mi hanno riempito di calci. Stavo a terra, indifeso. Mi hanno riempito di calci. Quelle merde umane schifose, scimmie di merda che stavano con Pietro Storti. Quelle scimmie merdose schifose del cazzo. Porco Dio, Pietro Storti, fai schifo al cazzo. Porco Dio, sto aborto. Mister Marra, oh, Pietro Storti, Pietro Storti, porco Dio. Tuo amico. Amici di merda, magrebbini del cazzo di Pietro Storti. No, perché te lo stava a dire? Che ne so, che boh. Un appello, no, il giudice di Twitch. Mo devo accollare Pietro Storti, mo. Vabbè, vabbè, ho capito. Nuovo nome del gruppo Facebook. Testosterone amici, gruppo, gli sì. Amici di Pietro Storti, sì. Cioè, mo che cazzo, no, mo veramente. È così, è un appello, ti ha chiamato come un arcangelo, insomma, finché, guarda come sta. Sì, 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 te prego, guarda la fa. Sta tutto in luciferito. Porca troia, sì. Madonna. Un magistrato, Davide. Di Cerbero. Vabbè, tipo la magistratura di Twitch, capito? Sì, chiede sì. Aiuto a... ai magistrati. Sì. Dio, gli amici di merda, magrebini del cazzo di Pietro Storti. Porco Dio, siete delle merde umane, delle merde umane. Voglio il mio cazzo di Samsung S23. Comunque l'hanno rovinato per davvero, Porca troia. Cioè, a parte che abbiamo letto prima, non so se hai sentito te. Rovinato in toto proprio. Una diagnosi che giustamente si è fatto far pronto soccorso. Ma comunque il naso sfondato, tutto qua, tagliato sulle mani, tre telefoni rotti, di cui due dispersi. Porca troia. Cazzo gli iPhone 14, merda umane, perché sennò vi denuncio. Domani, porco Dio, dai carabinieri, vi denuncio tutti quanti, merda umane del cazzo, porco Dio. Merde umane, Pietro Storti, sei una merda umana, sei una cazzo di merda umana. Non è che devi chiamare gli amici marocchini o cose di così. No, no, infatti chiamo, adesso chiamo i carabinieri, ci mancherebbe altro, chiamo... Questo devi fare, non devi niente, ascoltami. Chiamo i carabinieri, ci mancherebbe altro. Chiamo i carabinieri, mi faccio ridare tutto quanto, ci mancherebbe altro. Il problema era che l'ha chiamato Magrebini, era che si è attaccato a questa cosa. No, vabbè, singolare perché... Si vede che Pietro Storti ci tiene comunque alla rappresentazione culturale. Sì, lui fa sempre... Ma lui si è sempre battuto, sì, se non sbaglio, è stato il fondatore di Black Lives Matter Italia. Ah, vedi. Ah, vedi. Sì. Ok, Blacks. Sì. Buonasera, buonasera. Allora, ho ricevuto un'aggressione da dei ragazzi in Corso Como. Il numero di telefono ricontattabile? Certo, lo devo dettare? Sì. Una cazzo di merda schifosa in cui ci stanno le cazzo di scimmie in giro per romperci i coglioni e basta. È una città di merda, una giungla schifosa. Uno, sono da solo. Ah, vedi, diciamo proprio questo, cioè il gabrone de cazzate ne ha fatte tante e ne continua a fa'. Però porca troia è uno dei pochi che paga con conseguenze triplicate le cose che fa. Cioè tipo rompi i coglioni, sei molesto, t'accolli da ubriaca le persone, ovviamente è una roba condannabile. Sì. Però, capito, ricevi botte, calci in faccia, telefoni rubati. Mi sembra un po' tipo il cane randaggio, quello bistrattato, sì, da tutto il paese, lo vengono abbastonate, esatto, solo perché si può. Accanire. Capito? Perché non è di nessuno. Lui, esatto, mi sembra proprio un orfano, sì, lui, onestamente. Sì. Sì, infatti... Capito? Con Matteo Sabba, si sì, sbaglia, affidata a lui, boom, 26.000 quanti cazzo erano. Su Twitch... Fai casino, permaban, uno dei pochi permabannati in Italia, insieme a Sdrumox. Cioè, veramente, chi era? Omiatol, che diceva cazzata su Omiatol, querelato da Omiatol. Cioè, veramente, ne fa tante dei cazzate, ma porca troia, è uno di quelli che paga proprio tutto. Sembra tipo uno con la nuvoletta sopra, sì, da cartone animato. Che per alcune cose uno potrebbe dire vittima di se stesso. Sì, però, anche sicuramente. No, però sono d'accordo con la tua analisi, sembra proprio che... Ma anche, troppo, anche troppo. Che ne so, la nuvoletta fino a una certa, certo. Perché se io adesso iniziassi a fare un tenore di vita di un certo tipo, contenuti online di un certo tipo, comportamenti di un certo tipo, e poi man mano mi si manifestano tutte cose negative, ok che hai sbagliato, te la sei cercata. Però diciamo che non è neanche di aiuto il suo comportamento da qua, da quando sta sul web. No, ma infatti l'ho specificato apposta. Non è che dici, oh, c'hai il favigiai di turno, il power di turno, gli capitano tutte disgrazie. No, assolutamente. Come mai? Cioè. Perché uno non se le cerca. No, ma infatti quello, quindi, che ho detto io, a me non piace, regà, la frase te la sei cercata, È una frase che non uso mai. Ma in questo caso almeno un 1% è lievemente azzeccata.
ci manca un po' palle. Grandi raga. Tutto lo supporto qua. Io i soldi. Porco Dio. Porco Dio, quel bastardo, bastardo stronzo, bastardo di quel Dio, bastardo. Stavo ubriaco, alterato, molestissimo. Se ne stavano a dire qualcosa sui soldi. Che cazzo? Sì, non si regola comunque. Non si regola, però che gli stavano a dire. Cioè, non lo so, però comunque cioè, non è che puoi tiltà così con gente a casa. Cioè sta che te buttino fuori, porca puttana. Cioè. Sì, sì, cioè, sì, che ti allontanino dal locale. Cioè, picchiato in cinque, non c'è nessuna giustificazione. No, 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 ma non c'entra col picchiare, questo è il pre. Sì. Io ho le tasse da pagare. Non sono mica l'unico che paga le tasse. Ho le tasse da pagare, porco Dio. Io i soldi che faccio, la metà li devo allo Stato, porco Dio. Italia di merda, figli. Un'invettiva generale contro l'Italia, il sistema fiscale. Vabbè. Stiamo tutti messi così. Se, cioè, se tutti dovessimo reagire così, magari il primo anno uno reagisce pure con sta rabbia dentro. Era di merda! E poi interiorizzi. Prima anno sì che c'hai anticipo delle tasse, no? Quindi capite? Sì, pure. E poi interiorizzi e divieni uno scammato sereno. Qualcuno ha appena pagato l'F24, potete vedere la faccia del Gabrone e gli effetti. Esatto. Puttana, mi trasferisco, fra un anno vado a Malta, pezzi di merda. Io fisco italiano, succhiatemi il cazzo. Grande, oh, andiamo insieme. Oh. Va da Zeb 89 che ti accoglie a braccia aperte, guarda. No. Ci vedo insieme, A fare le irla al porto, tipo, con Zeb. Fronte del porto. Scusami, stavo qua. Stavo con i miei ragazzi. Ti chiedo scusa. Va bene, ok. Ti chiedo scusa. La pausa. Ecco. Allora, adesso rientriamo nel discorso di prima. Quindi voglio le orecchie belle aperte. Questo è il butta fuori, presumo. Presumo di sì. Ok. Allora, già questa è una minaccia verbale. Quindi questa persona, se lavora qui, adesso andatela a prendere e la sospendete dalla sua mansione. Perché il butta fuori non può fare questo. Vabbè, sì. Non può minacciare, non ti può mettere le mani addosso, ti può allontanare per sistemare, diciamo, la quiete e ci sta, redarguirlo. Sarebbe giusto. Per me, sì, ma tipo, secondo me stai descrivendo dei butta fuori di alto borgo. Non esistono proprio, sono cioè, tutti butta, così, butta fuori, sì, smedio. Assassini, so. Proprio, minacce, mo te spacca la testa. Non c'entra woke. Il butta fuori medio. Che la gente non si deve cazzo permettere, certo, di dirmi woke, perché sollevo questo problema che è banalissimo e chiunque sia entrato in quattro locali in vita sua lo sa. È proprio quel problema che fa dire tipo, agli altri, ma Davide, ma tanto è così. Però è proprio perché è così, ormai ci passa proprio, cioè come se ci entrano orecchie e ci esce dall'altro. È una cosa che diamo quasi per scontata, sbagliata. Sì, sì. È difficile quasi parlarne, però è vero, cioè il buttafuori non dovrebbe minacciare, non dovrebbe incutere timore. Però appunto mi viene anche da pensare che si tratta di ambienti alcolemici, adrenalinici, ormonali. Poi mi sembra pure scontato di che stiamo a descrivere delle cose che rientrano pienamente nell'illegalità, cioè nel senso non so cose consentite. Dal momento peraltro che uno sta lì con una telecamera e con un microfono, tali persone dovrebbero pagare, perché un conto come stiamo a di noi, cose che sono successe, che sono difficilmente provate. In questi casi, secondo me, bravo, bisognerebbe un attimo far pagare le conseguenze di ciò. Esatto. Ma sono tante le persone che sarebbero contente se dicono: ah, visto, uno ha fatto casino, è arrivato uno, gli ha spaccato ma la testa. Te l'ho detto, è quello che ho letto nei commenti. Ma non è giusto, cioè ha sbagliato a far casino. È questo, ma io l'ho detto nella storia oggi, a me questa roba mi fa cagare oltre che fare spavento. Sì, alla gente gli piace. Avete rotto il cazzo sì. con questa giustificazione della violenza. Porca troia. Ma ok, ti chiedo scusa. A posto pure ti do un calcio in bocca. Un calcio in bocca, va bene. Vabbè, ti chiedo scusa. Possiamo darci la mano? Facebook, poi. Adesso mi sta salutando. Scusa, possiamo darci la mano? No, dai, raga. Cioè, pazzesco. Ti ha dato una pizza. Dovete cacciare questa persona. Sì. Dovete cacciare questa persona. Sì, è The Club? Lo chiamo oggi pomeriggio. Lo chiamo oggi pomeriggio e chiedo le generalità di questa cazzo di persona. Più che altro fossi in Gabrone, procederei. Sì. Minchia, più prove di queste. Chiedo scusa, possiamo darci la mano? Adesso mi sta salutando.
Qual è il motivo? Qual è il motivo? Non ho... No, ragazzi, però con tutto il bene. Posso rimanere un attimo qua dentro? Fuori. Parliamo un attimo fuori qua. Ragazzi, voi siete però fuori di testa, eh? Io vi denuncio, però con tutto il bene. Grazie, Papero, denunciali. Cosa ho fatto? Cosa ho fatto? Cosa ho fatto? Stavo qua con i miei amici, stavo qua. Non posso parlare con i miei amici? Qual è il problema? Qual è il problema? Cosa hai fatto? Niente, ho parlato con i miei amici. Italiani di merda di qua e di là, qual è il problema? Ma tu stai scherzando? No, neanche io sto scherzando, con tutto il bene di questo mondo. Però non stavo insultando nessuno, stavo insultando. Con tutto il bene di questo mondo, eh? Nessuno, me stesso al massimo, me stesso. Poi c'è sta pure mandarlo via, sta a creare disturbo, dà fastidio agli altri clienti. Certo che lo devi mandare via, certo che lo devi mandare via, è ovvio. Merda umane, merda umane, merda umane. Breve. L'ha inseguito. Butta fuori. È sempre quello, sì. Guarda, io mi faccio un colpo da dietro. Deficiente. Io mi faccio un attimo un giro, Jenny, cioè, stava chat. Pure andando via, stava andando. Si vede pure. Ma sì, ma che cazzo è? Gli ha dato una crocca così. Alle spalle. È ripreso poi, sì. Merda umane. Merda umane, merda umane. Oh! Mamma mia, ragazzi. È uno schiaffone educativo. Ma che cazzo è? Denunciali tutti, Gab, che te devo dire? Merda umane, merda umane, merda umane. Ha buttato per terra, oddio santo. Pure. Oh mio Dio, una serata assurda. Perché è tutto muto? Si sarà disattivato l'audio dalla live, ma ancora... sta a correre. Cioè, pesa molto di più. Questo credo sia il The Club. 50 Cent non sarebbe felice di tutto questo. Porco di un ammazzo ste merda umane. Porco di un ammazzo ste merda umane. Le ammazzo ste merda umane, le ammazzo. Ste merda umane schifose. Vediamo se vengono qua a rompermi i coglioni. Vediamo. Sì, Non c'è niente. Dai, vieni, venite. Guarda che merde. Che picchiano le persone. Che merde umane. Rincorretemi, merde umane. Oh, ma ci puoi trasporti quel mongolate di merda. Qua si attacca la clip. Madonna, raga. Oh, vabbè, non è. Ma che cazzo è? Ma pare tipo Tenet, non sto scherzando. Guy Ricci. Ma che cazzo di follia è? Cioè, senza stacco, in piano sequenza così. Sì, bellissimo. Questo è Guy Ricci. Cioè, sì, è vero. Cioè, io ho detto, vabbè, sarà staccata la live, saranno stati punti diversi dalla serata. Attaccato. Qua cioè, raga, ma appena preso il botte e ci ha ripreso sopra le botte. Però vedete quello che vi dico? Cioè, pure là. Era scosso, no? Era incazzato. Sì, no, ma quello che vi dico, no? Pure sul fatto della sfiga del Gabriele, no? Ovviamente è stato molesto, stava a romper cazzo, stava a urlare. Però, corcato pure alle spalle da butta fuori. Finisce, va a romper cazzo a Pedro Storti, che c'entrava un cazzo in quel contesto. Boh, altre botte. Cioè, ma che cazzo è? Willy il coyote. Stavano là, stava a sentire. Cioè, l'hanno sentito che diceva ste merde umane che meno a gente, riferito non a loro. Quindi, magari potevano. Vabbè, poi c'è la clip che abbiamo visto, penso.